Oggi, dopo 2 anni, ricomincia il carnevale e oggi ci sarà la consegna della chiavica. La chiavica? Quale chiavica? La chiave! La chiave, ecco, sì, è quella lì, quella che porta il nostro cervellone. Eccola qui, chiavica. Eccola qui, ma te la consegno per pochissimo tempo e sono certa che farai grandi cose per Francavilla. Come no? Torna dopo 2 anni di stop a causa della pandemia a Francavilla al Mare il Carnevale d'Abruzzo con la sfilata dei carri allegorici, dei maestri della cartapesta e la consegna delle chiavi al Re Patanello. Un momento di leggerezza e riflessioni in questa 68esima edizione. Altre sfilate il 19 e il 21 febbraio con Patanello e il sindaco Luisa Russo. Sì, ci voleva assolutamente, ci è mancato molto questo Carnevale perché a parte le critiche che ogni volta si fanno, in realtà è un evento al quale teniamo tutti tantissimo, che caratterizza la nostra Francavilla ma tutto l'Abruzzo. È veramente il Carnevale d'Abruzzo, quindi ne abbiamo sentito la mancanza e quest'anno ripartiamo alla grande, con grande entusiasmo e grande voglia di festeggiare il Carnevale. Soddisfatto il presidente dell'Associazione Carnevale d'Abruzzo, organizzatore dell'evento, Nicola De Francesco. Presidente, parliamo dei carri allegorici che fanno un po' il verso alla realtà. Sì, abbiamo 5 carri allegorici. Il primo è dedicato a un cantante famosissimo della musica contemporanea, Renato Zero, con il suo carro intitolato Il Carrozzone. A seguire abbiamo un secondo carro che ci indurrà sicuramente alla riflessione e alla ricerca dell'identità dell'uomo, Nec Spe, Nec Metu, ossia oggi l'uomo sta perdendo ogni speranza. Però sicuramente bisogna che l'uomo affronti queste avversità senza timore, senza paura, con grande coraggio per superare appunto questi ostacoli. Un terzo carro dedicato ai supereroi, quindi saranno felicissimi i bimbi, e un quarto dedicato a un film uscito nelle sale nelle ultime settimane, Avatar 2, penso, sì, Avatar 2, e l'ultimo carro dedicato all'ambiente, in cui abbiamo raffigurato un grande fiore intorno al quale volano tante api, proprio a significare che il mondo senza api rischia veramente di impoverirsi e di morire, perché loro trasmettono quelle che sono i geni della nostra epoca. E il primo carnevale, il 56, fu messo in campo l'astronave con dei marziani ricoperti, rivestiti da scatole di cartone, immagini un po'. E preso lo spunto allora da quello scritto di Ennio Flaiano, che raccontava di uno sbarco di marziani a Villa Borghese a Roma.